Pescara al voto è il primo appuntamento con i candidati sindaci, non ufficiali però di fatto si sa, sono i primi tre candidati a sindaco per la città di Pescara. Buonasera amiche ed amici di TV6, vi presento subito i nostri primi tre ospiti e sono Carlo Costantini, buonasera, buonasera. Candidato sindaco con il Polo Civico Grande Pescara. Gianluca Baldini, buonasera. Buonasera, buonasera. Sovranista, candidato sindaco con Riconquistare l'Italia. E Carlo Masci, centrodestra, candidato ufficiale del centrodestra. Buonasera, buonasera, dottor Masci. Allora, cominciamo subito. Intanto mancano una ventina di giorni ancora per l'ufficialità delle liste, per la presentazione delle liste e dei candidati ovviamente ad esse collegate. Cominciamo a parlare un po' dei problemi di questa città. Intanto mi interessa sapere, credo anche ai nostri telespettatori, perché volete fare questa esperienza? Perché Carlo Costantini con il Polo Civico Grande Pescara vuole fare il candidato sindaco? Vuole fare il sindaco per fare cosa? Io ho delle ragioni molto precise. Nel 2011 ho presentato nella sede del Comune di Pescara il progetto di fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore, un progetto innovativo che prevede la costruzione di una grande città di 200.000 abitanti. Negli anni successivi ho lavorato in Consiglio regionale per predisporre gli atti propedeutici all'indizione di un referendum, perché il processo di costituzione di un comune unico attraverso la fusione di comuni preesistenti richiede in via preventiva un referendum consultivo con i cittadini. Questo referendum è stato disposto dal Consiglio regionale e si è celebrato nel maggio del 2014. In preparazione del referendum io ho presieduto il comitato promotore del referendum, ho fatto la campagna elettorale per il referendum che ha ottenuto un risultato impensabile. A Pescara il 71% dei pescaresi ha detto sì alla fusione con Montesilvano e Spoltore ed anche nei comuni di Spoltore e di Montesilvano il sì ha raggiunto la maggioranza. Nei mesi immediatamente successivi al referendum ho contribuito alla costituzione di una nuova associazione, l'Associazione Nuova Pescara, che aveva come obiettivo prioritario quello dell'approvazione della legge regionale che avrebbe dovuto contenere la data entro la quale sarebbe dovuto nascere il nuovo comune. Questa data è stata fissata dal legislatore regionale, il nuovo comune dovrà costituirsi entro il 1 gennaio 2022, prorogabile per una sola volta per i due anni successivi. Questa premessa serve a far capire che, essendo il prossimo appuntamento, l'appuntamento che vedrà la nascita di questa grande nuova città, alla quale ho dato un contributo personale negli ultimi 7-8 anni, ho pensato che fosse utile offrire ai cittadini e agli elettori il mio contributo di esperienza e di conoscenza. Credo fermamente in questo progetto e poi magari avremo modo di parlarne approfonditamente. Sì, un progetto tra l'altro ambizioso, inutile dirlo, una grande città che accorpi con sé tutti i comuni limitrofi, più o meno i comuni anche grandi, no? Per poter poi programmare meglio anche i servizi sul territorio, immagino. Invece Gianluca Baldini, Riconquistare l'Italia, un sovranista, sì. Doc, lei si candida sostanzialmente con una sola lista. Mi candido con una sola lista, con questa lista che si chiama Riconquistare l'Italia, che è espressione di un partito nazionale che si chiama Fronte Sovranista Italiano, che nasce nel 2016 dopo un'esperienza associazionistica che è durata circa 5 anni, nel corso dei quali abbiamo cercato di raggruppare un numero congruo di persone per poter fondare un partito che si ponesse come obiettivo quello di riporre di nuovo in cima all'ordinamento nazionale la Costituzione italiana. È un obiettivo, mi rendo conto, molto ambizioso. Perché Fronte Sovranista Italiano? Intanto vorrei spiegare perché oggi si parla di sovranismi con un'accezione direi abbastanza diversa da quella che abbiamo inteso noi quando ci siamo formati in forma associativa. Infatti viene da pensare anche la Lega è un partito assolutamente sovranista. Non abbiamo nulla a che vedere con la Lega. Noi siamo nati nel 2011 come associazione Riconquistare la Sovranità, definendoci autenticamente sovranisti nel senso costituzionale del termine, cioè quello inteso nell'articolo 1 della nostra Costituzione, il secondo comma dell'articolo 1.
e lo abbiamo fatto rivendicando il primato di quelli che sono i principi costituzionali sui trattati europei. Il nostro presidente è stato uno dei primi, Stefano De Andrea, un avvocato che insegna diritto privato all'Università della Tuscia, è stato uno dei primi a rilevare questo contrasto insanabile fra i principi costituzionali e quelli sanciti nei trattati. La Costituzione tutela il lavoro, tutela il risparmio, tutela il piccolo avverso il grande, purtroppo nei trattati che hanno sancito l'Unione Europea vengono definiti degli obiettivi che sono in contrasto con la piena occupazione, perché si persegue la stabilità dei prezzi come obiettivo primario. In questi giorni il Presidente Mattarella ha parlato del principio di indipendenza della Banca Centrale. Questa è una cosa che noi contrastiamo fortemente. Mi è sembrato anche strano sentirlo dire da un Presidente della Repubblica, essendo, diciamo, anche quello un principio teoricamente costituzionale. E che cos'è riconquistare l'Italia? Riconquistare l'Italia è il tentativo di declinare queste tematiche che noi portiamo avanti con il Fronte Sovranista Italiano in chiave territoriale. E io magari dopo, quando parlerò più a fondo del programma, spiegherò come siamo riusciti a declinarle. Sostanzialmente si tratta semplicemente di applicare la Costituzione e quindi di rivendicare quei diritti che sono sanciti dalla Costituzione, a partire da quelli che diciamo sono spettanti a un sindaco, quali per esempio, poi lo dirò, la salute pubblica, quindi il diritto alla salute, la salubrità dell'ambiente urbano. Poi andremo nel merito dei programmi di ciascuno di voi. Carlo Masci, allora, lei è candidato del centrodestra, quindi una coalizione importante che ha già vinto la regione in Abruzzo, ha vinto la regione Basilicata, ha vinto la Sardegna, vinse nel Molise lo scorso anno. Quindi lei parte in qualche modo agevolato nella corsa per le elezioni. Quante liste ha messo insieme? Ma oltre alle liste di centrodestra conosciute a livello nazionale, quindi parliamo di Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, UDC, ci sono diverse liste civiche che si stanno organizzando per appoggiare la mia candidatura a sindaco, quindi credo che ci saranno diverse liste. Però c'è un problema con l'UDC, ho saputo, un po' come è avvenuto con le ultime regionali del 10 febbraio. Ma non credo che ci sia un problema reale con l'UDC. C'è la Lega, c'erano e ci sono ovviamente dialettiche interne alla coalizione, ma che si risolveranno tranquillamente, saremo tutti compatti per vincere a Pescara. Lei rappresenta Forza Italia, ecco, si è candidato a sindaco a Pescara, per quale motivo sostanzialmente? Perché ho una passione per Pescara, perché Pescara in questi ultimi anni l'ho vista ripiegata su se stessa, è una città che sta soffrendo in tutte le sue componenti, c'è un disagio sociale fortissimo, il commercio è in crisi, il turismo è in crisi, è una città che è totalmente insicura. Pescara era caratterizzata per essere una città sicura dove chiunque poteva passeggiare a qualsiasi ora del giorno e della notte senza avere problemi, invece oggi in ogni momento della giornata si corre il rischio di avere brutti incontri. Quindi tutte queste cose oggi impongono una scelta chiara su questa città e quindi ci muoviamo in questo senso per far sì che ci sia un rilancio della Pescara che abbiamo sempre conosciuto, che è nata correndo e che oggi invece è assolutamente frenata da lacci e laccioli che noi vogliamo liberare. Carlo Costantini, quante liste a suo sostegno invece? Almeno liste civiche? Almeno tre, almeno quindi tre liste. Però ecco, bisogna valutare nei prossimi giorni, stiamo lavorando anche su altre liste di scopo. Le liste di scopo sono le liste che si pongono un obiettivo di governo preciso, puntuale. Non posso fare altre anticipazioni perché ci stiamo lavorando proprio in questi giorni. Sono giorni, esatto, sono giorni caldi questi per la composizione. Però saranno almeno tre. Delle liste. Almeno tre. Ecco, il suo giudizio sugli ultimi 5 anni di coloro che hanno amministrato Pescara? Ma io ovviamente non voglio parlare di chi ha governato in questi ultimi 5 anni e nemmeno di chi ha governato nei 5 anni prima, perché se si volesse fare
Un'analisi sulle incompiute di Pescara, che obiettivamente sono tante, sarebbe ingeneroso fermarsi agli ultimi 5 anni, ci sono incompiute che erano incompiute anche nei 5 anni prima. Gli ultimi 5 anni sono stati molto difficili, obiettivamente sono stati molto difficili, ci sono state difficoltà amministrative, scivoloni, momenti di conflittualità inspiegabili, ribaltoni, cambi di assessori, cioè non credo che questa amministrazione sia riuscita a creare un'empatia con la cittadinanza, ed il fatto che il centrosinistra abbia deciso di non ricandidare il sindaco uscente purtroppo è una testimonianza di questo. Tuttavia, ci tengo a dirlo, in questi mesi ho avuto modo di approfondire l'azione amministrativa di questa giunta e di questo sindaco e devo dire che in molti settori, penso per esempio ai servizi sociali, in molti settori questa amministrazione sembra aver operato bene. Evidentemente c'è stata l'incapacità di comunicare con puntualità e con tempestività le azioni messe in campo, ci sono stati alcuni scivoloni che da un punto di vista dell'immagine hanno creato un effetto dirompente, penso al problema dell'acqua, della qualità delle acque, al fatto che non sia stata bloccata la balneazione, alle ordinanze sì, alle ordinanze no, insomma c'è stata una gestione un po' leggera di alcuni momenti di difficoltà. Credo che il sindaco non abbia voluto o potuto esercitare l'autorevolezza che un sindaco deve esercitare nei confronti della giunta e nei confronti della sua maggioranza, e questo insieme di cose ha prodotto un risultato che molti cittadini considerano insoddisfacente, pur considerando io ingeneroso il giudizio dei cittadini nei confronti di questa amministrazione. Quindi luce ed ombre, esatto. Dice lei, ma continuità, la sua azione da sindaco, qualora eletto, sarebbe in continuità o in discontinuità? No, no, assolutamente in discontinuità. Io non condivido, la mia idea di città è assolutamente antitetica alla loro. Se penso all'area di risulta, al progetto dell'area di risulta, se penso a tante azioni amministrative portate avanti o non portate avanti, perché quando governi le responsabilità omissive spesso non si vedono, cioè il non fare qualcosa che dovresti fare non è percepibile, ma quelle sono responsabilità più gravi dal mio punto di vista. Avere la possibilità di fare una cosa anche semplice da un punto di vista amministrativo e non farla è ancora più grave che avere il coraggio di fare una scelta che poi magari si rivela sbagliata. Questa amministrazione avrebbe dovuto fare delle scelte, le ha rinviate perché evidentemente c'erano contrasti, non c'erano le idee sufficientemente chiare, ma la mia idea di città, che è l'idea di una città di 200.000 abitanti che guarda al di là dei confini istituzionali di Pescara oggi, che risolve i problemi del traffico interloquendo con Montesilvano e con Spoltoro nella prospettiva di poter fare un piano urbano della mobilità sostenibile che consenta di lasciare la macchina a Montesilvano piuttosto che a Silvio, di utilizzare mezzi diversi, parcheggi di scambio, biciclette. Io penso a una città europea, diciamo, e l'idea di città europea non può essere certamente l'idea che ha rappresentato questa amministrazione in questi 5 anni. Gianluca Baldini, riconquistare l'Italia, sovranista, lo ripeto, lei ovviamente si pone in discontinuità con tutte le amministrazioni, immagino. Beh, sì, direi di sì. Io diciamo per scelta stilistica, perché noi abbiamo sempre operato in questo modo, ho deciso di parlare il meno possibile del passato perché vorrei dedicarmi al massimo a descrivere quelli che sono i nostri punti programmatici. Tuttavia, visto che approfitto della sua sollecitazione per dire che secondo me diciamo in questi ultimi 5 anni anch'io credo, come l'avvocato Costantini, che ci sono stati luci e ombre. Ci sono stati degli eventi dirompenti che hanno rotto quel patto di fiducia con la cittadinanza. La famosa ordinanza fantasma sugli sversamenti in mare, io penso che abbia fatto arrabbiare parecchi nostri concittadini. L'ordinanza annunciata è mai uscita poi? Sì, poi più che altro le conseguenze che ci sono state, insomma, ci sono stati parecchie famiglie che hanno dovuto portare i bambini in ospedale, poi si diceva che non fosse vero. Ora, al di là della questione se fosse reale o meno, insomma, per me è stato un errore abbastanza grave. Tuttavia non mi voglio sentire adesso di attaccare il sindaco per quell'errore lì. Ecco, io non ho condiviso tante scelte che sono state assunte in questi 5 anni. A mio avviso nel quinquennio precedente si era fatto poco o nulla e quindi era difficile fare peggio di prima, ma ho riscontrato anche andando in giro, parlando con molte persone, che molti ritengono che negli ultimi 10 anni la città sia andata un po', diciamo,
diciamo, allo sbando. Con questo non voglio dire, non ho la presunzione di dire votate me e risolvo i problemi, perché alcuni dei problemi che si sono verificati richiederebbero degli interventi complessi. Complessi che non soltanto che richiedono investimenti di tipo finanziario notevoli, ma soprattutto un arco temporale molto lungo. Io poi avrò modo di parlarne, però piano piano io voglio iniziare a introdurre anche i temi di quello di cui vorrei parlare. Il punto centrale del mio programma, all'inizio proprio del nostro programma, abbiamo inserito un punto che secondo noi risolve alcuni dei problemi che ha avuto la Giunta Alessandrini, alcuni dei problemi che ha avuto la Giunta Masci. Ne parliamo tra un attimo. Carlo Masci, il centrodestra ha osteggiato molto l'attuale maggioranza che ha amministrato la città, quindi immagino anche per lei sarebbe discontinuità. Assoluta discontinuità. Io sono stato in opposizione come consigliere comunale a questa giunta Alessandrini. La vicenda del mare inquinato e dell'ordinanza fantasma è uscita fuori dalla commissione di controllo e garanzia di cui io ero presidente. Alessandrini venne in quella commissione e si fece scappare quella parolina dell'ordinanza che era stata fatta ma non era stata pubblicata, e da lì è scattata tutta l'indagine che poi da un punto di vista penale si è definita nel migliore dei modi per Alessandrini, però da un punto di vista amministrativo, da un punto di vista di immagine della città è stata devastante, perché noi abbiamo vissuto questi anni pericolosamente, mi viene da dire, perché questa vicenda dell'inquinamento ha colpito l'immaginario collettivo e il turismo ne ha risentito tantissimo, e lì il commercio, perché poi il turismo si porta dietro tutte le iniziative imprenditoriali legate comunque ai servizi, e abbiamo veramente sofferto come città. Alessandrini ha impostato alcuni discorsi in maniera ideologica, mi viene da pensare al mercatino etnico di cui ancora oggi discutiamo, tra qualche giorno si inaugurerà. Sappiamo perfettamente che quello non è un mercatino etnico, ma è un mercatino finto etnico, per definire una questione che andava definita assolutamente in un altro modo. Noi avevamo indicato la soluzione del problema, cioè quella di inserire gli ambulanti senegalesi all'interno dei mercati rionali in un'ottica di integrazione. Invece si è fatta una scelta assurda, veramente oltretutto all'interno dell'area di risulta, dove ci dovrà essere un progetto preciso, specifico, di cui oggi stiamo discutendo proprio in questi giorni in limine litis, mi viene da dire, all'interno del Consiglio Comunale, con una fretta assurda da parte di questa amministrazione che oramai è in scadenza in tutti i sensi e che invece insiste nel portare avanti dei progetti che ovviamente la città ha già messo da parte, la città ha già cancellato. Quindi dovremo voltare pagina in maniera decisa, in maniera determinata, e guardare a uno sviluppo della città ben diverso rispetto a quello che questa maggioranza ha tentato di proporre e che non è riuscita assolutamente a portare a termine. Quindi per Costantini tutte ombre e niente luci. Torniamo a Costantini invece e andiamo sul programma. Ecco, lei sindaco di Pescara il 27 maggio o il 10 di giugno, quando sarà? Da dove partirebbe? Da dove partirà? È una domanda molto impegnativa, nel senso che sono talmente tante le cose da fare che individuarne una e dire parto da questo è abbastanza difficile. Partiamo dalla più complessa. La più complessa è la costituzione della nuova città. La costituzione della nuova città è il presupposto per la risoluzione di gran parte dei problemi di Pescara. Una città di 200.000 abitanti è una città che ha più risorse economiche, perché il processo di fusione consentirà di tagliare i costi della politica e le spese amministrative inutili per circa 4-5 milioni di euro l'anno. Consentirà di beneficiare di maggiori trasferimenti, perché lo Stato ogni anno trasferisce in favore dei comuni che si fondono risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinarie, che possono raggiungere anche una quota del 60%, quindi decine di milioni di euro di maggiori disponibilità finanziaria nel corso dei 10 anni. I comuni che si fondono hanno anche un'altra straordinaria opportunità: non sono sottoposti ai vincoli del patto di stabilità, possono beneficiare di una maggiore flessibilità e quindi possono
investire immediatamente le risorse di cui dispongono. Questo per quanto riguarda una analisi meramente ragionieristica. Ma poi ci sono i problemi importanti della città, ho parlato del traffico, ho parlato dell'individuazione delle infrastrutture strategiche, dei palazzi pubblici, dell'inquinamento. Tutti i problemi di una città come Pescara sono in qualche modo legati ai rapporti con Montesilvano e Cospoltore, alla impossibilità di fare una pianificazione complessiva, penso all'urbanistica, ai servizi, al fatto che ci siano tre piani regolatori, tre regolamenti per l'accesso agli asili nido. Io conosco mamme che abitano a 10 metri da Santa Filomena ma che lavorano a Pescara, ma che non possono portare i loro figli a Pescara perché c'è quel confine istituzionale che nessuno percepisce, che gli impedisce di avere in graduatoria l'agevolazione di una mamma che invece risiede a Pescara. È veramente una cosa fuori dal mondo, rispetto invece ad una dimensione demografica e di struttura che potrebbe candidare Pescara a diventare veramente la capitale del Medio Adriatico. Obiettivo di medio-lungo periodo, all'interno evidentemente ci sono tante altre cose da fare. La prima cosa alla quale penserei è quella di elaborare un progetto per la definizione dell'incompiuta di sempre della città di Pescara alle aree di risulta, che possa in qualche modo garantire una prospettiva di ripresa economica per la città. Quella della risulta è un'opportunità straordinaria che non siamo ancora riusciti a sfruttare. Il progetto presentato dal centro-sinistra è cervellotico, ci sono strade sotterranee, parcheggi a torre distanziati di 2-3 km l'uno dall'altro, è veramente una cosa senza senso. Perché? Perché il problema è quello di individuare le cose da fare senza aver ben chiara la funzione. Noi dobbiamo prima metterci d'accordo sulla funzione. Qual è la funzione dell'area di risulta nella città che immaginiamo nel futuro? La funzione è certamente quella di consentire di disporre di posti auto, ma dove di posti auto? In due torri distanziate a qualche chilometro di distanza oppure parcheggi interrati? Sono parcheggi interrati? Un parco urbano serve? Un parco urbano serve, ma non può essere un parco incontrollato. Deve essere un parco attrezzato, recintato, controllato, fruibile, con attrezzature per praticare sport. E poi dentro, questa è l'idea che ho lanciato già da qualche settimana, io penso che Pescara possa avere l'ambizione di diventare la città del rock. Pescara è piena di giovani che fanno musica ed è un attrattore formidabile per tanti altri giovani che in Abruzzo e fuori dall'Abruzzo sono interessati alla musica e al rock. Io piuttosto che a un teatro ho pensato ad inserire nel mio programma la realizzazione all'interno della risulta di un pararock, che possa costruire nel corso degli anni una vocazione nuova di questa città, che possa mettere a disposizione sale di registrazione e strutture per gruppi giovani che magari non hanno i soldi ma vogliono misurarsi con una registrazione, con un concerto, ovviamente multifunzionale, con la possibilità di utilizzare la struttura anche per altre cose. Però il problema vero è che per rianimare il turismo, per rianimare la nostra economia, dobbiamo necessariamente individuare delle vocazioni. Io penso che Pescara, con la realizzazione di un grande pararock all'interno dell'area di risulta, possa diventare nei prossimi anni la città del rock in Italia. Non mi sto inventando niente, negli Stati Uniti c'è Seattle che è la città del rock, in molti paesi del mondo esistono città che hanno investito nella musica e nei giovani per garantirsi un futuro, per darsi una vocazione, una prospettiva. Io penso che Pescara, anche per la modernità che esprime, per le caratteristiche della sua popolazione, per la disponibilità all'accoglienza e l'apertura culturale che i pescaresi esprimono, possa candidarsi a questo ruolo. Sicuramente molto attrattivo per i giovani questo programma sul rock. Andiamo invece a Gianluca Baldini, lei sindaco, da dove partirebbe, quali sono i punti salienti del suo programma? Guardi, io ho due avvocati a fianco a me, quindi partirei da un concetto, dal concetto di diligenza del buon padre di famiglia, quello che è stato enunciato nel nostro codice civile. Cos'è che deve garantire, a mio avviso, un sindaco innanzitutto alla propria cittadinanza? Il diritto, la salute e la sicurezza, queste sono le prime cose essenziali. È come, diciamo, per un padre di famiglia garantire il cibo e il vestiario ai propri familiari. Ritengo che la città soffra di problemi seri dal punto di vista della qualità delle acque e dell'aria. Non lo ritengo solo io, insomma. Ultimamente il primario di pneumologia ha fatto presente che a Pescara muoiono 150 persone l'anno per malattie correlate all'inquinamento atmosferico. Aggiungo a questo che nello stesso periodo muoiono 10 persone per incidenti stradali
e rimangono ferite 1000 persone per incidenti stradali. Quindi da questo punto di vista ritengo che la demotorizzazione della città, cioè la riduzione dei veicoli privati nell'ambiente urbano, sia un punto centrale, e noi intendiamo affrontarlo con un ventaglio di proposte, fra le quali cito le più importanti: la famosa strada parco estesa, come l'abbiamo chiamata noi, cioè, dato che ormai abbiamo assodato che sulla strada parco passeranno dei mezzi elettrici, full electric, io sono dell'avviso che sia necessario destinare tutta la direttrice di Corso Vittorio Emanuele e di Via Marconi al transito esclusivo del trasporto pubblico locale, della mobilità cosiddetta dolce, pur consapevole del fatto che questa scelta, questa proposta inizialmente potrebbe incontrare delle resistenze da parte della popolazione, ma a mio avviso va spiegato perché, vanno spiegati i benefici che porta ad adottare un sistema del genere come nelle città più evolute in Italia e in Europa, in termini di riduzione del traffico, di miglioramento della qualità dell'aria, ma anche di aumento del reddito disponibile delle famiglie, perché lei consideri che abbiamo calcolato che mantenere una macchina, un'utilitaria per una famiglia media, fra ammortamento del veicolo, costo del spesa per il carburante, assicurazione e bollo, all'incirca se ne vanno 3-4 mesi di lavoro, quindi vorrebbe dire restituire... Però nessuno si priverà della propria... Beh no, però macchina, una famiglia che ha tre macchine magari se ne toglie una... Un uso consapevole, diciamo. Certo, così. Poi questo, a ciò aggiungo il fatto che l'altro problema notevole è quello della qualità delle acque. Risolvere il problema della qualità dell'acqua vuol dire risolvere anche un problema di sicurezza idraulica di Pescara, perché Pescara è una città ad alto rischio idraulico. Noi ogni anno subiamo un terremoto. Se lei va in zona Porta Nuova, ci sono delle attività che sono 20 anni che devono ridipingere, recuperare materiale dismesso, distrutto, insomma si perdono un sacco di soldi e non c'è ristoro nella maggior parte dei casi, perché queste alluvioni, cioè queste inondazioni ci sono tutti gli anni a causa dell'insufficienza del sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche e di separazione da quelle reflue. Separando i due impianti risolviamo il problema di sicurezza idraulica e non ci saranno più gli sversamenti in mare, perché molti stanno proponendo questa cosa di fare il nuovo depuratore, risolverà tutto. Il nuovo depuratore non risolverà nulla se mancherà questo collo di bottiglia dell'impianto duale di cui Pescara non è dotata. Tutti l'hanno promesso, nessuno l'ha fatto. Io non dico che lo farei in 448, perché si tratta di un intervento che le dico anche di più e poi mi stoppo, le do anche la motivazione per cui secondo me non è mai stato fatto questo intervento. Questo intervento richiede dei tempi molto lunghi che probabilmente superano una consigliatura, e quindi è un disincentivo per gli amministratori che vogliono magari vendersi i lavori entro la consigliatura per avere un ritorno elettorale. Oltretutto si tratta di cose sotto servizi, quindi cose che non si vedono, quindi si preferisce magari utilizzare le risorse per cose che si vedono, che sono spendibili e che uno può inaugurare durante la consigliatura. A mio avviso la diligenza del buon padre di famiglia richiede di fare questi interventi anche se non sono elettoralmente, diciamo, spendibili. Invece in quel caso si rischierebbe di farli inaugurare a qualche altro sindaco poi. Bene, io mi devo fermare, partiremo ovviamente da Carlo Masci, pubblicità. Seconda parte di Moby Dick e Pescara al voto. Ci eravamo fermati prima della pubblicità con il candidato sindaco del centrodestra, Carlo Masci. A lui l'esposizione del programma del centrodestra e ovviamente del sindaco del centrodestra. Ma per cominciare, valorizzazione delle ricchezze ambientali della nostra città in termini turistici, e quindi parliamo del mare e della spiaggia, che sono stati veramente trascurati in questi anni. Poi abbiamo due altre caratteristiche importanti che dobbiamo mettere in evidenza assolutamente. Nella zona nord e nella zona di collegamento con Spoltore, noi abbiamo due grandi spazi verdi che dobbiamo valorizzare, perché quando nacque Pescara dall'unione di Pescara e di Castellammare nel 1927, Pescara è una città che si è ingrandita attraverso le fusioni, dobbiamo dirlo, quindi sono assolutamente convinto di questa operazione della Grande Pescara,
tant'è che in consiglio regionale da assessore al quindi bilancio. Lei concorda? Assolutamente sì, ma non solo concordo. Lo ha proposto. Non l'ho proposta, ma ho trovato i soldi da assessore al bilancio per tutte le operazioni prodromiche al referendum. Ho votato da consigliere regionale la proposta che è stata approvata all'unanimità, ho votato come cittadino di Pescara in maniera favorevole alla Grande Pescara, quindi condivido pienamente questa grande operazione. Ma ripeto, perché Pescara è nata da una fusione e continua a ingrandirsi attraverso una fusione. Quando nacque nel 1927, la zona che univa i due borghi, Pescara e Castellammare, ha avuto una funzione precisa di spazio istituzionale, dove è nato il comune, dove la provincia e così via. Adesso noi dobbiamo puntare negli spazi di confine tra Pescara e Montesilvano e tra Pescara e Spoltore a una valorizzazione ambientale di quel territorio, perché noi abbiamo il grande parco della Riviera Nord collegato con la pineta che costeggia la spiaggia di Pescara e di Montesilvano, e nella zona Pescara-Spoltore c'è il grande parco di Fosso Grande che dobbiamo valorizzare, perché oggi questi sono gli obiettivi che dobbiamo raggiungere per migliorare la qualità della vita di una popolazione che è di circa 200.000 abitanti, ma che attrae al suo interno almeno 300.000 persone ogni giorno, perché questo è il peso antropico della città di Pescara. Per questo dobbiamo migliorare gli spazi da un punto di vista ambientale, e da questo punto di partenza ovviamente dobbiamo interessare tutti i quartieri, a cominciare dai quartieri periferici, che oggi soffrono, hanno sofferto tantissimo in una ottica di abbandono istituzionale. Dobbiamo valorizzare quegli spazi all'interno dei quartieri che oggi sono spesso abbandonati e che ci permetteranno di ricucire la città e far sentire tutti i cittadini di Serie A, perché oggi ci sono cittadini di Serie A e cittadini di Serie B a Pescara. Questo non deve e non può succedere. Poi dobbiamo ovviamente rilanciare il commercio, che è totalmente in crisi, con idee innovative che ovviamente guardano alla prospettiva commerciale dei prossimi anni, anche con un discorso di consorsi di via attraverso i commercianti e con la valorizzazione dell'attività commerciale attraverso il web dei cittadini, dei commercianti pescaresi. Ricomincio ovviamente da Carlo Costantini, faccio tre domande in una, perché poi sono le piccole cose che i cittadini vogliono vedere: rifiuti solidi urbani, verde pubblico e servizi di trasporto urbano. Ecco, come pensa di attivare meglio queste tre opportunità per i cittadini? Guardi, io penso rifiuti, io penso che il sistema attuale non funzioni, e penso anche che il sistema della raccolta porta a porta non funzioni. Io sto pensando, e lo inserirò nel programma, ad un sistema premiale che valorizzi l'impegno dei cittadini e che preveda l'individuazione di 20-30 isole ecologiche, con la consegna di sacchetti con il codice a barre, con la identificazione fisica della persona che conferisce e con il risparmio trasferito attraverso una card a favore del cittadino che esercita bene la sua funzione. Questa è un'idea. Quindi meno produci rifiuti, meno produci, più li separi e più lo risparmi. Fa chi lo produce il rifiuto, e migliore è il rifiuto quando arriva al riciclaggio, perché noi abbiamo sempre pensato che la quota di raccolta differenziata faccia la differenza. In realtà è la quota che può arrivare direttamente al riciclo, che può essere direttamente commercializzata, sì, che fa la differenza. Ma io penso che l'alleanza da stringere con i cittadini sulla gestione dei rifiuti, così come in tante altre cose, sia la soluzione vincente. Il cittadino deve essere incentivato ad esercitare bene la propria funzione, a fornire un contributo collaborativo. Per questo è stato già sperimentato in molti comuni d'Italia e funziona assolutamente. Poi il verde evidentemente è fondamentale, ma penso che il grande polmone verde di Pescara possa diventare la rete di Sulta. È uno spazio enorme che inevitabilmente dovrà diventare un parco. Però, ripeto, non un parco abbandonato, perché purtroppo noi molto spesso abbiamo delle idee gigantesche e poi non ci rendiamo conto del fatto che le cose devono essere gestite. Io penso più ad un'area con verde attrezzato, fruibile per i cittadini, per i turisti, per lo sport, per il jogging, qualcosa di completamente integrato per i bambini, della città, anche, per i bambini e di fruibile. Poi evidentemente i parchi Pescara li ha, purtroppo le condizioni di manutenzione non sono sempre le migliori, anche i soggetti ai quali sono affidate le gestioni potrebbero fare di più, e certamente il verde non basta mai, perché in una città
come Pescara, che a livello di inquinamenti altissimi, il verde è una delle risposte possibili, oltre a quella del disincentivo all'utilizzo delle automobili. La terza domanda qual era? Era verde pubblico, trasporti, rifiuti, trasporti urbani. Sui trasporti, i trasporti sono veramente un disastro, mi creda. Cioè, Pescara è veramente una città devastata da mezzi pubblici con 30 anni, 40 anni di vita, che inquinano in una maniera incredibile, che sono vecchi, che spesso non funzionano, si sfasciano, bloccano il traffico. Cioè, la condizione del trasporto pubblico locale di Pescara è veramente una condizione incredibile. Il vero problema, e questo lo valutai anche qualche anno fa, quando dal Consiglio regionale ebbi la possibilità di entrare un po' più dentro i problemi, il vero problema è che molto spesso la tua pensa di potersi servire del comune e non è il comune a servizi del gestore. Cioè, io ho sentito dei cittadini di Spoltore che vorrebbero per esempio l'istituzione di un collegamento veloce con Pescara, la tua, il comune di Spoltore gli ha chiesto 50.000 euro. Cioè, purtroppo non, il soggetto che gestisce il trasporto pubblico dovrebbe essere un soggetto che segue scrupolosamente le direttive dell'ente. Certo, che sulla base di atti programmatori individua. Invece purtroppo molto spesso il gestore è quello che pensa che l'ente pubblico sia la mucca da mungere, cioè sia il soggetto che gli paga il servizio del trasporto pubblico locale prescindendo dalla qualità del servizio che viene reso. Ovviamente il trasporto è tutto, la modernizzazione del trasporto, l'abbinamento, lo scambio tra macchina, mezzo pubblico, bicicletta, la modernizzazione della mobilità e soprattutto l'individuazione di un piano urbano della mobilità sostenibile che comprenda tutto il territorio di Pescara, Montesimano e Spoltore, perché non dimentichiamoci che ogni giorno arrivano a Pescara 110.000 macchine. È impensabile risolvere i problemi dell'inquinamento e del traffico a Pescara se non si interviene su questo numero mostruoso e non si creano le condizioni per ridurlo. Adesso l'amministrazione sta pensando al filobus, ad un mezzo sulla strada parco, ma se tu non dai la possibilità di parcheggiare lì dove inizia a Montesilvano non ci viene nessuno. Certo. Anche il discorso del collegamento con Viale Marconi, che è molto interessante, purtroppo deve essere accompagnato dalla individuazione di parcheggi. Certo. Perché se tu fai 17 km di filobus ma non dai la possibilità alle persone di arrivare alla stazione del filobus perché il parcheggio più vicino lo trovano a 3 km di distanza, purtroppo si corre il rischio di creare un mezzo che viaggerà vuoto, che non darà nessuna utilità. Deve essere effettiva. Un parcheggio anche molto capiente. Esatto, ovviamente. In un contesto in cui, lo voglio sottolineare, il treno per percorrere il tratto da Montesilvano a Pescara impiega 6 minuti e mezzo. Il treno impiega 6 minuti e mezzo per portare le persone da Montesilvano nel pieno centro di Pescara, a ridosso dell'area risulta. Anche il treno potrebbe essere valorizzato, ma senza ragionare in termini complessivi, senza poter operare con una pianificazione di area vasta che ricomprenda anche Spoltore e Montesilvano, alcuni problemi della città di Pescara non potranno mai essere risolti, ed è questa la logica dalla quale nasce l'idea della grande città. Gianluca Baldini, su questi tre argomenti. Sì, verde, lo ripeto, verde pubblico, trasporto pubblico locale e rifiuti. Locale, vorrei partire proprio dalla sollecitazione dell'avvocato Costantini. Anche sollecitazione per... interessata, nel senso assolutamente, che sì, ho capito che è condivisa. Sì, certo. Volevo anche dimostrare un po' che poi tutto ciò che è stato fatto in passato non è tutto da buttare. Credo che il senso di responsabilità prevede anche questo, che si considerino anche le cose che sono state fatte bene o programmate bene. Mi è capitato di studiare per esempio la strategia urbana sullo sviluppo sostenibile. Io credo che ci sia qualche cosa che può essere, diciamo, ereditata da quel progetto, che prevede innanzitutto quello che ho detto prima, cioè una direttrice destinata al solo trasporto pubblico locale. Perché è indispensabile destinarla ad uso esclusivo del trasporto pubblico locale? Io mi capita, insomma, di prendere l'autobus da casa mia, che è dietro l'università, per raggiungere il centro posso impiegare anche un'ora. Le dico che dall'università al centro, passeggiando tranquillamente, in mezz'ora ci si arriva. Quindi è ovvio che oggi il mezzo pubblico è considerato un mezzo di trasporto residuale, utilizzato spesso, purtroppo devo dire, da diseredati, insomma, da chi non si può permettere il mezzo privato. Questo è l'atteggiamento anche psicologico del pescarese nei confronti del mezzo pubblico. Anch'io quando salgo non vedo professionisti, persone che vivono la... Gli studenti sì, però spesso magari, ecco, persone che non hanno, ovviamente free rider, che non pagano anche il biglietto, che utilizzano il mezzo pubblico.
A mio avviso bisogna iniziare a lavorare, come hanno fatto queste città europee e anche del nord Italia, per renderlo il mezzo di trasporto preferenziale. Cioè le persone devono capire che il mezzo pubblico devono percepirlo come il mezzo più conveniente. Come si fa? Con una direttrice esclusiva, da casa mia a Piazza Salotto, fermate incluse, impiegherei 10 minuti. Io sfido chiunque viene da Pescara Sud, dalla Pineta, a pensare che ci puoi mettere 10 minuti prendendo la macchina e arrivando in centro. Quindi nel momento in cui noi creiamo un sistema di trasporto pubblico locale che rende lo spostamento conveniente in termini temporali e mi deve garantire anche una certa frequenza del servizio, quindi l'autobus mi deve passare sotto casa ogni 10 minuti, ogni mezz'ora, allora vediamo che tutte le città che hanno sperimentato queste scelte hanno avuto un incremento sostanziale. Sono stati fatti anche i calcoli su quante vetture si sottrarrebbero al traffico veicolare privato a Pescara. Il 30%, che non è poco, il numero che ha detto prima l'avvocato è corretto, siamo intorno ai 110-120.000 vetture private al giorno, vuol dire che noi toglieremmo di mezzo, magari nell'arco di 5-10 anni, 40.000 macchine, che è un'enormità, cioè ci cambia la vita e cambia la città. A quel punto mi rilascio al verde pubblico, che è direttamente correlato al discorso della strada parco estesa. Perché l'abbiamo chiamata strada parco estesa? Perché noi riteniamo che il secondo intervento necessario a ristabilire una qualità dell'aria decente è quello di dotare la città di verde pubblico diffuso. Io sogno veramente Pescara ritorni una città giardino, dico sempre in maniera un po', diciamo, ardimentosa, probabilmente so che ho l'umiltà e i piedi per terra, sono consapevole del fatto che probabilmente il 27 maggio non sarò il sindaco di Pescara, ma se lo fossi la prima cosa che farei sarebbe ricostituire l'orologio fiorato sul quale mi facevo le foto quando ero piccolo. Ma che vada, lei starà in consiglio comunale, speriamo, e può dare il suo apporto, no? La maggioranza. Qualora non dovessi essere sindaco, insomma, cosa molto probabile perché i piedi per terra, solleciterò il sindaco ad intervenire in questo senso, quindi a ricostituire l'orologio fiorato, che diventa un simbolo di ricostruzione della città giardino, che parte da lì e si estende sulla strada parco estesa, che deve diventare, come io faccio sempre questo esempio anche un po' ardito, una specie di direttrice come quella che c'è a Barcellona, la Rambras Plaza Catalunya Passeig de Gràcia, un tappeto verde sul quale ci passano in un punto solo i pedoni, in un punto trasporto pubblico locale, pedoni e biciclette, e questi interventi poi generano ricchezza diffusa sia per i proprietari degli immobili che si vedono gli immobili rivalutati, per i commercianti che spesso criticano queste scelte ma che poi a posteriori si devono sempre ricredere, perché fu criticata anche la scelta di Corso Umberto, no? Io mi sono andato un po' a ristudiare cos'è. A posteriori oggi nessuno criticherebbe quella scelta. Certo, viviamo in un periodo di crisi talmente, diciamo, stringente, ci sono tantissime attività commerciali a Pescara che quelle che stanno bene chiudono in pareggio, quindi stanno cercando di sopravvivere alla morsa della crisi, e mi rendo conto che quando uno dice non ti possono parcheggiare davanti al negozio viene l'ansia. Però portare le persone davanti al negozio con i mezzi pubblici efficienti che accompagnano come se fosse veramente il famoso centro commerciale naturale cambierebbe completamente il modo di raccolta differenziata. Io su questo tema non sono molto d'accordo con l'avvocato Costantini, nel senso che secondo me la porta a porta va incrementata. E quello che mi sento di dire, io l'abbiamo messo nel programma questo punto centrale, noi vorremmo cercare di reinternalizzare alcuni servizi, perché ad esempio Attiva, che si occupa anche della pulizia delle strade. Cioè abbiamo una città, sinceramente, adesso al di là di destra, sinistra, centro, non ci sta un pescarese che dice che la città è pulita ed è decorosa, è indecorosa in ogni quartiere, anche centrale, quindi secondo me ci sono dei servizi che vanno reinternalizzati. Abbiamo studiato la questione, io vorrei ricostituire la squadra di giardinieri che c'era una volta per curare il verde pubblico in maniera continuativa. È una squadra di manutentori e di uomini, diciamo, addetti alle pulizie, che si occupino quotidianamente, cioè non è che si deve andare a gara ogni volta che si deve rimettere a posto una cosa o se si deve fare uno spazzamento, si deve fare, cioè
Andiamo nel concreto delle cose. Ci sono delle tendenze, diciamo così, c'è una tendenza in alcune città d'Italia a fare questo tipo di ragionamento, reinternalizzare i servizi, perché le esternalizzazioni non hanno né portato a una razionalizzazione della spesa né un miglioramento della erogazione del servizio, e c'è discontinuità. Quindi io sono dell'avviso che si debba comune deve prendere in ci si debba concentrare, sì, e magari supervisionare meglio la raccolta differenziata di attiva, perché mi capita spesso, a me personalmente, che sono un maniaco della raccolta differenziata, perché sono un ambientalista, vengo da un'esperienza associativa con Greenpeace, cioè sono uno che va a separare la carta bianca da quella, cioè, quindi sono un maniaco, mi capita di vedere che non è molto efficiente questo servizio di raccolta, a mio avviso, e ho riscontrato che molti cittadini condividono questa interpretazione. Benissimo, Carlo Masci, candidato sindaco del centrodestra. Prego. Della strada parco, delle zone pedonali di Pescara, ovviamente tutte queste vicende io le ho vissute direttamente, perché la suggestione di una strada che si chiamasse parco è nata nel 96, quando abbiamo realizzato la strada parco. Il nome è suggestivo, ovviamente. Abbiamo realizzato quella strada parco quando a quel tempo si ragionava pensando di doverci far passare le macchine su quello spazio, che era l'area di risulta della ferrovia. Sì. E invece a quel tempo con Carlo Pace ritenemmo che fosse giusto creare un'area di rispetto ambientale dove far passare un mezzo pubblico, che era il trasporto rapido di massa, che collegasse Pescara a Montesilvano e poi raggiungesse i confini sud verso la Pineta. E questo ragionamento però è rimasto ancora oggi in discussione. Però il concetto forte di parco, perché quel nome voleva dire non soltanto uno spazio libero dalle macchine, ma anche uno spazio di collegamento fra i parchi della città, cioè il Parco Nord, che era quello della Pineta, e il Parco Sud, che era quello della Pineta d'Avalos, Pineta Nord e Pineta d'Avalos. In mezzo a questa striscia di rispetto ambientale, noi possiamo oggi inserire il grande parco dell'area di risulta, che sarà necessario realizzare, e poi andare con una T verso Spoltore per creare anche lì il grande parco di Fosso Grande, in modo tale che Pescara possa avere veramente dei polmoni verdi importanti e non soltanto residuali rispetto alle necessità della città. Sono anche d'accordo con il verde diffuso all'interno della città, ma anche nelle stesse vie, cioè non ci deve essere a Pescara una via che non abbia le piante. Purtroppo noi abbiamo vissuto la perdita delle palme sulla riviera di Pescara, cioè noi abbiamo distrutto in questi anni il nostro patrimonio arboreo palmizio, e sulla riviera questo patrimonio distrutto non è stato sostituito da niente. Cioè Pescara deve avere una riviera che sia caratterizzata da un punto di vista di verde forte e alto. Oggi questa amministrazione non ci ha affatto pensato. Ha assolutamente trascurato questo aspetto, che invece avrebbe necessariamente valorizzato la riviera, che è la nostra grande forza, perché Pescara ha la possibilità di vivere per buona parte dell'anno verso la riviera. Io dico sempre che Pescara ha due vite, una che è quella che si svolge dalla parte della città e l'altra che si svolge superato il muretto della spiaggia. I pescaresi vivono due vite, quella dalla parte della spiaggia è una vita molto più serena, molto più allegra, molto più leggera, e questa vita serve per ritemprare e rigenerare i pescaresi, che sono diversi dagli altri, hanno altre caratteristiche. E quindi il discorso ambientale della nostra città deve essere guardato con un occhio particolare. Sul discorso invece del trasporto pubblico, il trasporto pubblico è la vera pecca di questa città nell'attualità, perché purtroppo manca il trasporto rapido di massa che possa collegare Pescara e Montesilvano, perché è vero che a Pescara entrano 110.000 macchine, ma quasi la metà entrano soltanto da Montesilvano, perché questo è il grosso afflusso di traffico, e oggi purtroppo non c'è un trasporto che collega Pescara a Montesilvano in maniera efficiente ed efficace. Quindi su quello bisognerà sicuramente lavorare tantissimo. Sulla raccolta differenziata bisognerà fondere i concetti che sono stati espressi, porta a porta
raccolta differenziata e incentivi e disincentivi per i cittadini, per farli sentire responsabili della raccolta del pattume e comunque dei rifiuti solidi urbani, perché solo così possiamo diminuire i costi e aumentare la soddisfazione dei cittadini. Benissimo, le idee camminano sulle gambe degli uomini ed è fuori discussione, però per migliorare la vita di una città bisogna anche avere a disposizione le risorse finanziarie. E allora io chiedo a Carlo Costantini, quale sarebbe in caso di sua vittoria il rapporto tra l'amministrazione di Pescara, la regione Abruzzo che è andata al centrodestra e il governo nazionale, oltre che con l'Europa? Ecco, dove pensa di recuperare risorse per realizzare il suo progetto? Guardi, la Grande Pescara vale 200 milioni di euro in 10 anni, tutti quasi immediatamente spendibili perché c'è l'alleggerimento dei vincoli del patto di stabilità, quindi l'unico problema che non avrebbe quella nuova città è il problema dell'approvvigionamento delle risorse per fare investimenti. Per quanto riguarda i rapporti con la regione, i rapporti con lo Stato, devono essere rapporti che in qualche modo partano dal presupposto che Pescara è un interlocutore autorevole. Pescara negli ultimi anni ha perso consapevolezza della sua forza, in qualche modo ha accettato che diverse situazioni si consumassero ai suoi danni. Io penso all'aeroporto, non abbiamo parlato, l'aeroporto è una opportunità straordinaria per Pescara, cioè l'aeroporto di Pescara da solo fa i passeggeri che fa l'aeroporto di Ancona e l'aeroporto di Perugia. L'aeroporto di Ancona ha 100 dipendenti, l'aeroporto di Pescara ne ha 39, l'aeroporto di Pescara è cresciuto di un terzo rispetto al numero di passeggeri negli ultimi anni, pur avendo vissuto una continua riduzione di trasferimenti a parte la regione. Cioè abbiamo risorse come queste, siamo una grande città, però la sua domanda mi fa pensare che effettivamente nell'immaginario collettivo si percepisce il fatto che questa città non abbia speso fino in fondo il suo ruolo e la sua autorevolezza. Io credo che Pescara debba semplicemente riconquistare anche nell'interlocuzione col livello regionale e col livello governativo l'autorevolezza e la forza di una città che è grande. Benissimo, allora Gianluca Baldini, il rapporto con la filiera istituzionale, diciamo così, regione, governo e anche Europa. Beh, adesso le sembrerà strano perché io, essendo esponente di un partito sovranista, dovrei avere un rapporto con l'Europa, diciamo, idiosincratico. In realtà, le dico che il dato di realtà ci restituisce un'evidenza. Fra l'altro questo è un tema abbastanza caldo, abbastanza delicato per parlarne, ma stiamo parlando del bilancio di Pescara. Io le dico che negli ultimi 10 anni ci siamo messi abbastanza male. Nel 2013 la Corte dei Conti ha fatto dei rilievi sul bilancio 2012, si sono evidenziati dei residui passivi e dei residui attivi che erano poi diciamo nella revisione erano emersi come crediti non esigibili. Capita spesso, eh? Sì, questo purtroppo però ha creato molte volte è stesso lo Stato che non ti paga, perché ci sono stati casi. Questo è vero, guardi, io non voglio città o qualche infatti regione stavo non per fare ad avere il credito dallo Stato. Stavo per fare una precisazione, proprio per essere, diciamo, oggettivo e intellettualmente onesto. Non me la sento, diciamo, di dare tutta la colpa alla Giunta Alboremascia per un motivo. Perché io darei più la colpa a quello che è stato il governo di allora, Berlusconi, e anche della Lega. Pescara fino al 2010 prendeva 33 milioni di euro di trasferimenti statali. Con la legge sul federalismo fiscale si sono tagliati, si sono ridotti di un terzo. Quindi il Comune si è ritrovato da un anno all'altro 20 milioni di euro di meno. Che cosa diceva la legge? Vabbè, tu Comune hai autonomia impositiva, ti rifarai sui cittadini. I cittadini però in piena crisi non erano diciamo incapienti, non riuscivano a pagare. Aumentare le tasse comunali. Sono aumentate le tasse comunali e sono stati previsti degli introiti che non erano reali perché molti cittadini non l'hanno pagati. Anno dopo anno si sono continuati a gonfiare questi crediti che poi non erano esigibili, perché semplicemente chi non può pagare le tasse non le può pagare perché non c'è i soldi. E non è che se non ce l'ha oggi, non ce l'ha domani, non ce l'ha fra 10 anni, evidentemente è un problema. Quindi il
problema del bilancio è serio, a mio avviso. Un'altra cosa, scusi, bisogna sottovalutare neanche l'opportunità che ci dà l'Europa. No, assolutamente, infatti volevo arrivare a quello. Volevo dire. Però sì, deve chiudere, sì, siamo sì, fuori tempo. Chiudo subito. Prego. C'è stato un debito spalmato su 30 anni, la legge è stata dichiarata incostituzionale, adesso il comune dovrà rientrare in 10 anni. Quindi il prossimo sindaco di Pescara, tutte ste promesse sulle risorse proprie, non le potrà fare. A mio avviso si deve cercare di arrivare il più possibile ad ottenere risorse governative di altro genere, che magari vengono proprio dall'Unione Europea. Quindi io sono un sovranista, ma dico, riprendiamoci i soldi che abbiamo dato all'Unione Europea, visto che sono nostri, e iniziamo a lavorare in questo senso. Bene, Carlo Masci. Una precisazione sulle contestazioni della Corte dei Conti del 2013. Sono finite nel nulla perché la Corte dei Conti ha detto che i conti del Comune di Pescara erano perfettamente in regola. L'ha detto in questi giorni, ultimamente è uscita la notizia. Noi dobbiamo ridurre le tariffe e le tasse. E lo dico a ragion veduta. In un momento di crisi è importante. Io lo dico a ragion veduta perché i soldi devono rimanere nelle tasche dei cittadini. Quando ho fatto l'assessore al bilancio in regione, una regione che era fallita nel 2007 ed era stata commissariata, tra il 2011 e il 2014 abbiamo diminuito le tasse regionali, le addizionali IRPEF e IRAP del 30%, e questo è stato possibile farlo perché abbiamo ottimizzato le spese. La stessa cosa deve fare il Comune di Pescara e penso che si possa concretamente fare, e questo faremo per ridare i soldi nelle tasche dei cittadini, perché è troppo importante che i soldi rimangano in chi li può utilizzare bene. Benissimo, siamo fuori tempo, però io voglio dare l'opportunità, anche se manca ancora molto tempo per le elezioni, a ognuno di voi 30 secondi per fare l'appello al voto, ovvero Carlo Costantini, perché i pescaresi devono votare per lei? Perché il 71% dei pescaresi ha votato sì al referendum sulla Grande Pescara, perché la Grande Pescara è una realtà, perché ci mancano solo 3 anni, perché i prossimi 3 anni saranno i più difficili, i più impegnativi, bisognerà scrivere le regole, individuare il modello organizzativo, approvare lo statuto, stabilire se decentrare funzioni, se trasferire risorse, se istituire municipi, se farli gestire da consiglieri eletti a suffragio universale. La prossima consigliatura sarà una consigliatura costituente e io credo che, avendo personalmente contribuito a questo risultato grazie ad un lavoro svolto nel corso degli anni, possa fornire un contributo ulteriore e portare a termine il lavoro fatto. Grazie a Carlo Costantino, lo ricordo, candidato sindaco del Polo Civico Grande Pescara, Gianluca Baldini, candidato sindaco di Riconquistare l'Italia. Un appello al voto, 30 secondi. Sì, io voglio dire ai cittadini pescaresi che noi ce la metteremo tutta per dare il massimo, per essere il più chiari possibile nell'esposizione del nostro programma e per far capire che il nostro obiettivo è semplicemente quello di rilanciare la città, per farla tornare quella città moderna, propulsiva, quella città che in passato aveva reso i propri cittadini orgogliosi di farne parte, di essere cittadini pescaresi. Spero insomma che ci diate l'opportunità di dimostrare che valiamo anche noi qualcosa, visto che ritengo che siamo ad oggi l'unica alternativa rispetto alle forze in campo esistenti e quelle che hanno già dato prova in passato di avere un'idea di Pescara un po' diversa da quella che abbiamo noi. Grazie, grazie. Gianluca Baldini, lo ricordo, candidato sindaco per Riconquistare l'Italia. E chiude l'appello al voto Carlo Masci, candidato sindaco del centrodestra. Prego. Perché dopo 5 anni di indifferenza, di trascuratezza, Pescara ha bisogno di un sindaco che la ami, che la conosca in tutti i suoi particolari, che abbia dimostrato negli anni di saper fare le cose, di avere delle idee e soprattutto di amare Pescara in maniera forte e viscerale. È per questo che mi auguro che possa essere sindaco dopo il 26 maggio per amministrare questa città da pescarese che ama i pescaresi, che ama la città e che ha delle idee da mettere in campo. Bene, grazie anche a Carlo Masci, ringrazio i collaboratori tecnici che come sempre sono perfetti qui a TV6, in particolare voglio ringraziare il regista Maurizio Daguì, ovviamente ringrazio voi e vi do appuntamento a venerdì prossimo alla stessa ora con un'altra puntata di Moby Dick. Grazie e buonanotte.